Ciao! Le cose che più odio quando devo viaggiare sono tre. La prima è il fastidiosissimo rumore dei treni. La seconda sono le persone che fanno un casino all'interno del treno. Ah, wow. Sì, però. Ancora movimento! Ma la cosa che mi fa realmente incazzare di quando viaggio è il cibo sui treni o nelle stazioni. Ed è proprio per questo che è nata questa sfida mentre ero a Milano, precisamente sui Navigli. Oggi siamo sul Naviglio Grande e dopo essere stato bloccato nella camera di hotel, bloccato in gabbia, e dopo essere uscito da questa finestra, cioè raga, quella finestra, mentre sto tornando a casa e quindi sto andando a prendere il treno per Salerno, mi sono chiesto: posso ordinare su un'applicazione come Just Eat, Glovo, per mangiare? Così mi avvio verso la stazione centrale di Milano e più passa il tempo e più mi viene fame, e quindi praticamente questo video non doveva nemmeno esistere. Ma quando sono andato all'interno di un bar per acquistare una pizzetta, ho chiesto il prezzo e mi è stato detto 7,90€. E la mia reazione è stato tipo: wait you, ma siete pazzi? E dopo aver sentito questa cosa, mi sono impuntato sulla mia sfida. Mi dirigo subito vicino ai treni. Ora saliamo, chissà come andrà a finire. E appena si aprono le porte, vado dritto dritto verso il mio posto. Ed è proprio in questo momento che all'interno del mio cervello si schematizzano tutte le fermate e tutti gli orari del tragitto da fare in treno. Così deciso, scelgo la stazione di Firenze Santa Maria Novella. Sia per l'orario e sia per come è strutturata la stazione. Perché da come ricordo, il tragitto dall'entrata ai treni sarebbe stato molto veloce da percorrere per il rider. E quindi ho scelto questa stazione. Rappresentazione grafica fatta un po' male, ma era solo per darvi un'idea. Ora continuiamo con il video, che è meglio. Siamo in viaggio. Apro l'applicazione ed effettuo l'ordine e do al driver più indicazioni possibili. Ad esempio, arrivo ore 13:35 alla stazione di Santa Maria Novella, Italo numero 9931, diretto a Salerno. Proviamoci. Io ho ordinato. Ci troviamo anche con gli orari. E quello logicamente è una bella mancia di 20 euro, onesta. Oh raga, io sono fiducioso, potrebbe veramente arrivare il rider con il cibo. Il nostro probabile eroe. Il nostro cibo è stato ritirato e noi siamo in arrivo a Firenze Santa Maria Novella e finalmente potrò mangiare. Il mio rider sta arrivando. Raga, l'ho chiamato, ha detto che è quasi qui, però il problema è che il treno parte 43. Se ce la fa è un miracolo. Raga, cioè, dove sta correndo? Dove sta correndo il mio amico? Dove vai? No raga, secondo me non ce la fa. Non ce la fa ad arrivare. E non si mangia oggi. Non si mangia proprio. Niente raga, secondo me non ce la fa, perché il treno tra 2 minuti ripartirà e al massimo proviamo alla prossima stazione. Che peccato. Volevo fare una cosa buona, mentre ne ho fatta una completamente sbagliata. Anche perché i rider, per quello che fanno, sono anche poco tutelati. E mi sentivo male. Ma sapete cosa ho detto questa volta? Io ho fame e non mi arrendo. E proviamoci. Il treno riparte da Firenze, direzione Roma. Qui ho due opzioni: stazione di Roma Tiburtina e stazione di Roma Termini. E per la troppa fame scelgo la prima, Roma Tiburtina. E quindi mi decido ad effettuare un nuovo ordine da ricevere in stazione. Nuovo ordine per Roma Tiburtina, speriamo bene. Ma questa volta però intendo dare più indicazioni possibili al mio rider. Indicazioni del tipo: arrivo alla stazione di Roma Tiburtina con Italo numero 9931, diretto a Salerno. Arrivo previsto per le 15:09, se il corriere può recarsi prima in stazione è meglio. Riceverà una ricompensa, io sono alla carrozza numero 2.
dal cesso di Italo, vi comunico che forse potremmo farcela. Ho fatto qualsiasi cosa per dare più informazioni possibile al rider. Arrivo stimato tra le 15.55 e le 15.05. Spero di poter dare al mio rider la 20 euro che si merita. Ci aggiorniamo tra poco. Lui sarà il nostro eroe. Siamo quasi a Tiburtina, facciamo il possibile. Ora ho parlato anche con la ragazza che gli sta dando la pianina. Incrociamo le dita, ma non ci credo più ormai. È un sogno distrutto. Chiamo i viaggiatori che devono scendere a prepararsi. Siamo appena entrati nella stazione di Roma Tiburtina e spero di non rovinare la giornata a nessun rider e nemmeno a me stesso. Non accetterei mai la perdita di altro cibo, altro tempo e altro denaro. Quindi incrociamo le dita ed andiamo. Ragazzi, siamo a Tiburtina in anticipo, niente da fa, non arriva. Ed ecco qui, ho sbagliato di nuovo, ho perso altri soldi, ho perso altro cibo, ho rovinato un'altra giornata di un'altra persona, ma poi all'improvviso. Amico mio, ecco il mio eroe, ragazzi, questa è tua. Grazie mille. Ciao amico, grazie. Ciao. Raga, ce l'abbiamo fatta. Buon mangio. Che emozione, ora si parte. Ce l'abbiamo fatta, che bello, ora si mangia. Ed ancora incredulo di tutto ciò, mi gusto la mia piadina. Assa fa. Bella avventura questo. Caldo. Per fortuna è andato tutto bene, dopo qualche piccolo inconveniente. Spero che video del genere vi piacciono. E al raggiungimento di 5.000 mi piace, lo proviamo a fare su un aereo, ve lo giuro. È un'impresa, ma possiamo farcela. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che siamo quasi a 20.000. Il sogno continua. E sta arrivando anche il treno. Quindi, andiamo. Touch you.